Io faccio due cose in realtà. Cerco di inquadrare l'utilizzo normalmente di quelle che sono le tecnologie e nell'ambito della didattica e della divulgazione nei musei, ma in generale in quello che può essere il mondo dell'heritage, comunque del patrimonio artistico in questo contesto. È per due motivi. Uno, o perlomeno, per un motivo lo tolgo subito, non è una sorta di modernizzazione o di seguiamo l'onda, se non c'è una app non si va da nessuna parte. Questa è la prima cosa che vorrei togliere sulle tecnologie e i musei. Cioè, il rinnovamento dei musei non passa per il fatto che sono più tecnologici, passa sul fatto che usino le tecnologie che vengono utilizzate dalla gente per andare incontro alla gente. Cambia la prospettiva, cioè, nel senso che qualcuno diceva il libro è una tecnologia, il quadro è una tecnologia, bisogna essere capaci di farlo e capaci di leggerlo, ci vogliono delle capacità per leggere le cose. Ora l'idea è questa, quindi l'idea è che adesso si passi per quelle che sono le tecnologie, però alcune diciamo così indicazioni su quelle che sono un po' le riflessioni in questo campo, che poi hanno portato a spendersi su questi tipi di progetti e di ricerche, sta credo in questo contesto, nel contesto di utilizzare da una parte al massimo quelle che sono le vie migliori per comunicare con le persone. Accidentalmente adesso è questo. Nessuna tecnologia ha mai calpestato o fatto dimenticare le precedenti. Nessuna. Molti l'hanno integrata. Molti hanno fatto migliorare le precedenti, cioè quando nasce il libro non è stata persa la tradizione orale e così via, no? Poi vedremo alcune cose. Quindi questa è l'idea base su cui direi che lavoriamo. Ho usato due frasi, una all'inizio e una alla fine, di Steve Jobs, che baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate. Non ha detto tutti i miei averi, la mia tecnologia, d'altronde l'aveva già venduta da un pezzo, Però che cosa voleva dire? In realtà è un'idea di usare la tecnologia nella misura di comunicare e di, nei casi in cui non è possibile far diversamente, fare esperienze che non si possono fare in altro modo. Non a surrogare le esperienze, specie nelle visite museali. Nessun museo che è passato per le tecnologie ha diminuito i propri visitatori. Da statistiche voglio dire, perché tutti i musei si sono posti questo problema, i grossi musei, i piccoli probabilmente l'hanno aumentati per qualche mese, o perlomeno se non i visitatori, coloro che lo riconoscevano. Ma l'altra faccia della medaglia è la parte della conservazione rispetto alla fruizione, perché spesso nei musei, spesso per tipologie di oggetti, la fruizione è, come dire, quantomeno limitata dalla fisicità. L'idea di poter mettere a disposizione sempre e comunque di chiunque è un papiro, se vogliamo perderlo in poco tempo, come si suol dire, come un vampiro la mattina, è la via migliore. Ci sono delle cose che vanno a deteriorarsi per natura, quindi bisogna fare da un modo che questo deterioramento non avvenga il più possibile, non è impossibile fermarlo, dall'altra parte che non sia un ostacolo alla fruizione. Questo vuol dire che c'è questa triade, in qualche maniera, che si mette ciascuna al servizio dell'altro, in qualche maniera. Una tecnologia che si mette al servizio della divulgazione, che si mette al servizio dei musei. Ripeto, un concetto di tecnologia legato sempre a quello, e io tra l'altro vengo dallo scientifico, quindi manco dal classico, da Technologos, ragionamento trattato sull'arte. Questa è la radice di tecnologia, non confondiamo mai con tecnica, una metodologia innovativa in quanto non precedentemente presente, ma non, innovativa non solo per questo. Con la divulgazione, perché comunque, vedremo verso la fine, questi sono i canali che adesso abbiamo a disposizione e che non possiamo ignorare da questo punto di vista. E in parallelo tutto questo mi dà la possibilità di ragionare su questi tre punti tra loro mutuamente interscambiabili. Riguardo sempre a quello che è una fascia, magari forse più di persone, di giovani, di studenti da questo punto di vista, ma non escluderei anche
le fasce più agi come la mia, insomma, da questo punto di vista. Questa trilogia che è nella motivazione, nel motivare in qualche modo le persone, i ragazzi, a interagire con il museo, non con gli strumenti, quello lo fanno già, non c'è problema, per divulgare con una chiave che è tecnologica, quella sorta di codice fiscale che ho scritto lì, tutti guardavano e cercavano di capire se c'era qualche pianeta da cui veniva il BioD, e è quello che viene definito, ma anche nella didattica adesso, quello che è il bring your home device, porta con te il tuo strumento. Cioè io cerco di fare in modo che la modalità di fruizione venga fatta attraverso i tuoi strumenti, gli strumenti con cui tu normalmente comunichi. Cioè io vedrei un po' verso la fine, ma se gli studenti, i ragazzi sono abituati con gli smartphone piuttosto che con i tablet, perché non creargli delle cose che all'interno dei musei permettono loro di usare questi strumenti che per loro sono familiari, sono totalmente trasparenti, per focalizzarli sulla ricerca di contenuti? E questo molto spesso ha un'economia di scala. Cioè, una volta i musei, per esempio, lo sapete meglio di me, avevano inventato, si erano messi sulle audioguide. Devi comprartele le audioguide, non fornivi la cassetta, ci sei portato i mangianastri da casa, no, allora mi dispiace, niente visita. Ed erano. E che avevano tutta una serie, per esempio, poi le vedremo avanti, di difficoltà, perché in qualche modo non erano così trasparenti rispetto all'utente, perché l'utente doveva essere nella stessa posizione in cui era colui che stava leggendo. Davanti a te vedi il quadro, davanti a me dove? Che sto girando dall'altra parte. Cioè c'era una, in realtà una pseudo, come dire, facilitazione nella guida, più o meno, almeno quello delle cattedrali, che eri fermo lì e quindi non è che potessi andare da molte parti e sapevi dove eri, perché il filo era anche corto e vedevi gente attaccata con il naso al telefonino. Questa è un'esperienza che abbiamo fatto, probabilmente la nostra generazione l'ha fatta in diversi posti. Usiamo questi strumenti che mi permettono anche di passare in qualche modo la solita modalità di interazione della curiosità. Che cos'è quello? E lo indico, come lo chiedo una guida. Con un sistema classico i ragazzi sono abituati a puntare con il loro smartphone qualsiasi cosa, per chiedere qualcosa all'oggetto che vedono. C'è tutta una metodologia per cui le tecnologie cercano di usare la facilitazione del fatto che la gente quasi si sente più sicura quando usa i propri strumenti nell'interagire, per andare con, diciamo, verso contenuti che difficilmente in altro modo sarebbero come dire facilmente fruibili, ma proprio motivanti. Portate una squadra, mi dispiace per Livio perché questo è il suo campo, ma portate gente dell'elementare o delle medie a vedere un lapidario. Sono d'accordo con voi, la cultura, tutto. Però il ragazzino ti dice, ho capito, io sono andato a vedere mia nonna, ma le altre lapidi erano più moderne, ma insomma non è che è la cosa. Provate a fargli fare una gamification, provate a fargli animare attraverso un cellulare. La prima volta giocano, però gli passano. Cioè molti di noi hanno imparato le lingue dalle canzoni. Io dico sempre che se i Beatles cantavano in giapponese io parlavo il giapponese correttamente oggi, sicuramente. O anche il sanscrito non indipendente. Passiamo verso i suoi strumenti. No? Questi sono gli oggetti. Dall'altra parte, che cos'è che le tecnologie in qualche maniera, oppure quali sono gli strumenti o le motivazioni per cui uno va a guardarci dentro in qualche modo? Beh, la seconda parte è il problema del conservare, di non perdere la memoria, come si suol dire. Cioè la necessità di mantenere in qualche modo tutto ciò che c'è fino ad ora a lungo termine. E anche lì, per amore o per forza, purtroppo che altro, c'è una preservazione digitale che viene incontro a questo, perché è lo strumento migliore che si ha in questo momento per preservare a lungo termine, evitando il più possibile, se non agli studiosi, eccetera, di andare verso l'oggetto reale, cioè più reale possibile, oppure solo nei musei sotto, come dire, tutte le egide che il museo ha rispetto a quegli strumenti, mentre tutta la preservazione digitale che permette anche una fruizione continuata nel tempo, oltre che nel momento in cui uno va. E una preservazione digitale che diventa, come parola chiave, la conservazione come risorse digitali, perché il tempo sono le uniche che, nonostante tutto,
hanno un tempo di, diciamo così, di vita maggiore e che tutto sommato hanno meno, a questo punto, il concetto dell'originale. Sono copie che mi permettono di capire qual era l'originale, anche la fotocopia non è più un originale evidentemente, di qualsiasi cosa ho la foto, però è l'unica che mi permette una sorta di continuazione nel tempo di tutto ciò. Quindi le parole chiave della preservazione del digitale, quindi della conservazione anche dei beni sul digitale, sono il tempo, perché il tempo purtroppo è deteriorante per molta parte per buona parte dei materiali di cui normalmente sono fatte gli oggetti che noi abbiamo nei musei, dalla carta alla luce dei quadri, non fotografare con il flash se no si rovina, che non è solo una questione di copyright, non puoi andarci troppo vicino, tutta una serie di, cioè, la pietra e tutto quello che volete. Dall'altra parte anche gli standard di formato, a dire garantiamo che ho degli strumenti che riusciranno a rileggermi i contenuti nel tempo, perché stranamente, e questa è una cosa che le tecnologie hanno fatto capire, molto spesso durano di più i supporti di coloro che riescono a leggerli. Come dire, è evidente che i geroglifici sono durati di più che gli scriba, questo è abbastanza evidente ai più, no? Però finché non c'è stato un sistema per poter mantenere nel tempo la lettura, non sto lì a citare le stele di Rosetta e quant'altro, il problema è che molto spesso gli strumenti di lettura, di, come dire, per fruire certi oggetti, sono più deteriorabili del supporto stesso che li contiene. Nel nostro caso bisogna, col digitale, permette una manutenzione nel tempo molto maggiore. E quindi l'altra parola chiave diventa digitale, anche perché questo presenta due grandi chiavi, ma vi farò vedere come, voi sapete bene, molti musei l'hanno già fatto, l'ha fatto il British, l'hanno fatto veramente tanti. Vi farò vedere un esempio che è il Digital Scriptorium, che ha 2 milioni di manoscritti scannerizzati ad altissima risoluzione e disponibili in qualsiasi momento online per tutti. Quindi, dove c'è un digital reformat in cui non è necessità anche di, come dire, portare in digitale queste cose, scan 3D, tutto quello che anche i beni culturali hanno, e invece tutto quello che è anche digital native, ma questo è un secondo, tutti i libri per esempio adesso nascono digitali, cioè non ce n'è una copia digitale, molta arte passa sul digitale, i film, cioè un po' tutto quello, mentre per quanto riguarda i beni che forse si interessano di più sui musei, sicuramente è un digital reformatting la parte più problematica, se volete. E l'altra parola chiave delle tecnologie è l'accesso continuo, cioè la possibilità di un'archiviazione e di una ricerca continua degli oggetti. È vero, nessuno ha mai perso, diciamo, spettatori ai musei. Col digitale ci si pone anche il problema di avere l'accesso più ampio alle fonti possibili, senza dover necessariamente avere, come dire, viaggi ravvicinati nel mondo. Poi la cosa che ci interessa la gente la va a vedere dal vivo, ma il problema delle ricerche, anche ricerche bibliografiche, ricerche di oggetti, documentazione, ecco, col digitale naturalmente si crea questa possibilità di un'archiviazione, ma soprattutto di una ricerca continua e di un accesso continuo e non limitato nel tempo e nello spazio da questo, e nemmeno per certi versi limitato dal tipo di strumento. L'altra attività è, non importa, non voglio vincolare uno strumento alla fruizione. Questa è l'altra cosa importante sugli strumenti della didattica legati al digitale. Che cosa significa allora? Il problema è che molto spesso nel digitale allora c'è la perdita di memoria, il deterioramento diventa perdita di memoria. Anche tutte le operazioni di restauro in realtà molto spesso sono operazioni che cercano di rimettere quello che presumibilmente era in origine, dai testi, dagli scritti, dagli studi, presumibilmente, ragionevolmente. Quindi il deterioramento comunque è comunque una perdita di qualche tipo di informazione, cioè è impossibile rimettere tutto al momento T0 quando qualcosa comincia a deteriorarsi. E dall'altra parte naturalmente è che, così come gli strumenti di archiviazione precedenti, abbiamo anche l'idea dell'obsolescenza digitale, cioè l'idea che molto spesso, se il deterioramento significa che i media, nonostante tutto, sono vulnerabili e facilmente deteriorabili, anche il digitale lo è, dall'altra parte
Quindi abbiamo che comunque i tempi di intervento per rigenerare degli archivi digitali è molto minore ed è molto più sicuro dell'analogico. Cioè, i tempi per fare un analogico è molto maggiore di un digitale, ovviamente, molto più sicuro. Quindi fatto un primo lavoro di catalogazione, è chiaro che io posso continuare a rimettere in ordine il quadro e quant'altro, ma nel frattempo ne è una fruizione continua. E l'eventualità di rimettere o di ricostruire un file digitale è molto più rapido che non qualsiasi tipo di file fisico o di oggetto fisico da questo punto di vista. Questo naturalmente, l'obsolescenza digitale vuol dire che poi a un certo punto devo poter fruire di tutto anche quando cambiano gli hardware, cambiano i software. Quando cambia io devo poter continuare, così come nei musei, io devo poter continuare a avere le mie visite anche se mi cambia la catalogazione. E questo mi crea più problema in realtà se in modalità di catalogazione cambia. Qui invece devo essere indipendente, questa è la scelta che, o perlomeno uno dei vantaggi che ha a parlare del digitale, è che si comincia a ragionare su dei modelli che non debbano dipendere dagli strumenti o dalle persone che li inventano in quel momento, ma dei modelli che permettono continuamente di accedere ai beni culturali, vederne tutte le informazioni in modo trasparente. Questo per evitare lo sviluppo, diciamo così, veloce della tecnologia e avere standard, protocolli, metodi di conservazione prestabiliti e condivisi. Cioè per, anche questo il digitale cerca di condividere, di avere una metodologia che sia trasparente rispetto alle tante metodologie di catalogazione che voi sapete ci sono per diversi oggetti, per diversi musei. Questo è. Tanto per capire l'obsolescenza digitale, c'è un sito solo per il digitale, ma quindi per gli oggetti, che quando hanno cominciato a fare tutti i cataloghi, tanto per dire, e a cercare di automatizzarli, c'è una, come dire, una sorta di museo online che si chiama la Camera degli Orrori, che fa vedere tutti gli strumenti che sono cambiati negli ultimi 20 anni, dalle schedine, per dire ragazzi cambia di tutto, ma noi non possiamo tutte le volte correre dietro per perdere l'informazione. Tanto è vero che di queste cose si sono poi interessati l'International Federation of Library Association, quindi i bibliotecari sostanzialmente, i librai, e in realtà anche la Getty Institute, la Getty Foundation per la conservazione delle, diciamo così, dei beni culturali. Una conservazione che voleva dire averne un catalogo il più possibile realistico, il più possibile fruibile e il più possibile disponibile senza vincoli. Addirittura ragionando sul fatto che deve essere disponibile, farò vedere, proprio c'è una ISO per fare questo, anche a coloro che non sono esperti, che è l'altra cosa fondamentale, direi. Questo qui sono. Naturalmente qui, come tutte le cose, ci sono diverse modalità con cui uno cerca di continuare a mantenere tutti i suoi cataloghi in giro, quello che fa normalmente la parte digitale. C'è chi fa il refreshing, continua a copiare da una parte all'altra, fa un CD, poi la copia di un CD, poi la copia di un CD, poi la copia di un CD. No? D'altronde anche i cataloghi digitali, dopo un po', sappiatelo che anche i CD, poveretti, c'hanno una vita. Non sono eterni, una volta dicevano tutto quello che è digitale era eterno, quindi cataloghiamo tutto sul digitale che tanto è eterno. Sì, come l'amore eterno finché dura, come diceva il film per certi versi, in realtà c'è la necessità ogni tanto di rimettere chi aveva i vecchi, per esempio tutto il patrimonio fotografico e cinematografico è andato perso perché molto spesso non hanno srotolato o riarrotolato le pellicole, quindi si attaccavano e andavano a farsi friggere tutto sommato, no? Tutta l'esperienza anche nostra delle audiocassette girate con la matita per staccarle e riattaccarle, insomma, questo è. Però anche tutti questi cataloghi, tutte queste cose vengono utilizzate, oppure vengono migrate, facile migrare quando cambia un supporto, lo cambia. Tanto per dire, se qualcuno di qualche museo avesse catalogato tutte le sue robine su dei bei dischetti da 5 pollici, e adesso cioè, ci gioca frisbee, o se no va a cercare un lettore da qualche parte, se non ha capito la migrazione. Però la migrazione non avrebbe cambiato la struttura del suo catalogo. Fruito ancora una volta dopo, perché magari era il digitale della vecchia guida che è stampata e anche riproducibile in molti formati. Così come la duplicazione, anche quello, per evitare le perdite dell'oggetto, l'originale non si può duplicare perché se non è più originale, però avere molte duplicazioni in posti diversi vuol dire anche mantenere e preservare da tutti quelli che possono essere gli accidenti di conservazione. Ma questo
ha messo anche in piedi l'idea che, a parte la possibilità di emulare qualcosa in un altro campo, quindi far finta che i vecchi sistemi sono quelli nuovi, c'erano molte cose utilizzate anche in 3D, di animazione che sono cambiate con il tempo, allora si cerca con le nuove metodologie di emularli quelli vecchi per non perdere tutto il lavoro fatto da questo punto di vista. Oppure l'altra possibilità importante è che insieme al digitale io posso portare dietro agli oggetti una metadatazione, una certificazione, cioè portare insieme all'oggetto con lui in un blocco unico tutte le informazioni che lo identificano, per un quadro tutte quelle che volete, quelle che sarebbero attaccate a un catalogo, quindi dovrebbe avere un catalogo e un codice e andare a leggere il codice e leggere il catalogo. Qui nel digitale comunque ha un unicum, ogni oggetto gira non solo con la propria metadatazione, quindi con le informazioni semantiche, ma anche con la necessità di una certificazione, cioè che cosa nel tempo è successo a quell'oggetto, sia l'oggetto originale che l'oggetto digitale, perché il digitale dice io con una possibilità di mettere miliardi di dati in circolazione voglio che ogni dato sia, come dire, semanticamente riconoscibile, e i primi che hanno lavorato in questo caso sono proprio le parti dei beni culturali, perché avete tutta la parte dei cataloghi, della cartografazione, della metadatazione che erano già disponibili. Tutto questo ha un significato, se uno va a vedere come la gente in Italia sta usando le tecnologie, si accorge, paradossalmente hanno fatto un test in Italia ma l'hanno fatto gli inglesi, quindi l'hanno fatto in inglese, scusate, questo è un problema che ci hanno interessato. Però questi sono, come dire, la media di utilizzo di vari strumenti per famiglia, addirittura nell'ultimo censimento c'erano più famiglie che dichiaravano di avere del mobile rispetto ai computer fissi. Quindi cioè, la disponibilità di questi strumenti ci sono, ecco perché si può ragionare anche in questo campo fortemente con queste metodologie. Si va a vedere insomma quello che è quella gente che usa il computer o il digitale, il 52%, insomma sono medie che sono basse rispetto al resto del mondo, mi rendo conto, ma tenete presente che rispetto alle medie italiane si stanno alzando parecchio, e tenete anche presente che l'ambito di interesse culturale molto spesso è formato da persone che sono in forte intersezione con quelli che usano anche le tecnologie, questo come normale amministrazione. Questo in realtà parallelamente viene legato al fatto che le tecnologie cominciano a ragionare su quello che si chiama l'internet delle cose, cioè fornire strumenti che possono parlare direttamente con i mobile che la gente sa in mano. Quindi uno sviluppo che come dire, nel tempo sarà molto, molto implementato, se volete, uno sviluppo fortemente alto, che permetterà di avere proprio la possibilità di riconoscere gli oggetti in modo semplice. Lasciamo stare quei giochini che entrano sulla rete dove uno si va a cercare il proprio cellulare e non trova più le chiavi, però insomma l'idea di base è quella. Quindi uno sviluppo delle tecnologie da parte degli utenti, uno sviluppo delle tecnologie nel senso di interazione con gli oggetti è nella rete un'idea, è un indicatore che bisogna andare anche in quella direzione, in questa tipologia di ambito. A dire, questa immagine qui di sinistra è una foto uscita l'anno scorso su un blog, e c'è questo gruppo di adolescenti che sono nella stanza del Rijksmuseum di Amsterdam, sono davanti alla ronda di notte di Rembrandt, ma tutti stanno guardando i loro cellulari. Allora, la mia non è accidente a voi, la prossima volta non vi porto più in gita, questa è la prima cosa che vi viene da dire. Oppure dite, guarda, generazione di disperati che non è più capace di, come una volta, peraltro scritta che c'è anche su Pompei, le nuove generazioni non sono più come una volta, quindi diciamo che siamo in un'ottica storica molto pesante. Ma l'idea qual è? Io non voglio togliergli i cellulari, così un'altra volta impari. Voglio passare da quel canale per alzargli il naso verso il quadro. E questa è la via. Magari punteranno quel loro quadro e gli si animerà modello Harry Potter nella storia, non discuto, o modello diorama se volete qualcosa di più attaccato alla diorama interessante e anche più economico, ma cominciano ad usare il loro strumento in un modo diverso, non glielo tolgo, possiamo ragionare finché vogliamo, che è bene, che è male, non li abbiamo cresciuti bene, sono i nostri figli, ma no, non ci possiamo fare niente, ma con queste tecnologie
gli voglio alzare il naso verso quel quadro e che quello strumento gli serva di imparare e riconoscere quel quadro, come le canzoni dei Beatles in inglese sostanzialmente, e l'inglese è la canzone dei Beatles. Le tre esperienze che vi dicevo, poi finiamo. C'è in quest'ottica, per esempio, dice lo scriptorium della Berkeley University. Ah, e ogni giorno ci mette qualcuno nuovo, adesso ne piglio uno, tanti. Sono tanti, non so quanti siano al giorno d'oggi, ma fa tutto, ecco il metadato, tutto descritto, e poi ha scannerizzato ogni pagina che Dio ha mandato sulla terra in quel periodo. Sono gli amanuensi che ringraziano profondamente. Ed è possibile andarsi a vedere tutta la scrittura a questo livello. Ora, poi potrò anche andare lì, ma la possibilità che ho di studio in questa modalità, in qualsiasi momento, me lo posso stampare, me lo posso mettere su, fa tutto quello che volete, e in più sono collegato a tutti i dati e mi collega anche a tutti i manoscritti che possono avere qualche tipo di attinenza di lì, senza fare ricerche, io, come dire, posso pure farle, evidente, ma non perdo nessuna delle connessioni semantiche che qualcun altro ha messo in piedi. Questa è la parte di interesse, quello che volevo dire ovunque. Questa pergamena, o questo libro, sì, probabilmente se siete il massimo esponente della lettura delle pergamene di Marte vi farà vedere da vicino, forse un paio, oppure perché conoscete il curatore. Andarle a vedere con questa precisione, ma neanche se le vedete di faccia, perché il vostro occhio non ha questa precisione. Questo è il valore aggiunto, che non vuol dire non andare a vedere i colori dal vero, non andare a sentire tutto quello che volete, ma questo mi permette una, come dire, fruizione e un'interrelazione tra tutti quelli che sono i beni, con l'idea della metadatazione che vi dicevo prima. E questo lo chiudiamo. E ce ne sono, poi vabbè, ce ne sono, non so, qua, ogni giorno tra le altre cose ne mette una nuova per farvi, ogni giorno propone un cammino di ricerca nuovo, la Berkeley University fa così, e i costi per fare questo non saprei dirli, ma molto spesso in questi campi fate il costo di non digitalizzare, fate il contrario, quanto costerebbe non poterli più in qualche modo vedere o, come dire, non avere più un accesso così ampio? Questa è l'altra faccia che viene gestita. Analogamente, nella stessa condizione, questo invece è un progetto portato a termine con il Museo di Spina. Google ha un progetto che da anni si sta sviluppando, che è Google Art Project. Probabilmente è passato sotto Google Earth e quindi molti l'hanno ignorato allegramente, ma è Google Art, ed è un progetto che ha messo in una sorta di mega museo galattico mondiale i principali musei del mondo più molti altri. In che modo? Semplicemente dando una serie di oggetti di navigazioni, potete andare a fare una ricerca. Per quanto riguarda il Museo di Spina, per esempio, vuol dire che per tutti gli oggetti che sono stati catalogati, eccetera, fornisce, come solito, sempre in modo gratuito, eccetera, una possibilità di andarsi a visionare, e adesso piano piano arriverò a precisioni non indifferenti, fino a dire accidenti, non hanno coperto bene quella crepa, al terzo punto a sinistra, peraltro, no, non è vero, non è che guardate che questa crepa è fatta bene, ho visto gente che ha detto, è che non ne va bene, no, era una battuta, cioè non so, non facevo menzione sul restauro, e una navigazione che abbastanza immediata, semplice, e che non prevede nemmeno da parte del museo una difficoltà tecnologica. Perché se vuoi sapere cosa abbiamo fatto, perché è stata una tesi che l'ha messo su, a parte le firme con i vari ministeri, vabbè, che potevano essere più brevi, ma quello che chiede Google è: mi dai un elenco fatto in Excel, non ho fatto un errore di in Excel, con il nome, tutti i dati che vuoi e il nome dell'immagine, il resto lo metto a posto io. Gestendo come sempre in automatico, è quello che vi dicevo per la semplificazione, nel nostro caso, per esempio, del museo,
abbiamo ottenuto anche questo, la visita secondo Google Art. È gratis, non solo farla, quando, dopo i 4-5 mesi per convincerla, e non farlo pagare nulla. Con che cosa in più? Che la visita, per esempio per i ragazzi, vuol dire esattamente fare quello che fanno con Google Maps, Google Earth, quindi Earth questa volta, quindi non hanno difficoltà. In più, tutti gli oggetti che sono catalogati lì sotto, quando vengono trovati, vengono indicati, quindi c'è l'oggetto, dov'è, dove lo trovo con tutte le cose, quando preparo la visita, nessuno poi sta a casa da questa visita, non è successo mai ancora per il momento, però e qui ci sono tantissimi musei, con il vantaggio per esempio musei di questo genere, di avere degli oggetti che sì, visti dal vero hanno un loro valore, ma che andarne a leggerne, a capirne, cioè l'orecchino messo in mezzo alla teca, bello da vedere, ma diciamo se si muove capiamo che era una mosca accidentalmente messa lì, probabilmente abbiamo difficoltà, però non perdo la capacità di vederlo dal vivo, ma non perdo neanche la capacità di vederlo contestualizzato e metadatato, se così vogliamo chiamarlo. Da ultimo, su un museo di diverso tipo, ovviamente, quello che è stato fatto invece è un altro, l'utilizzo anche qui di un software molto semplice, sul museo di Ferrara di storia naturale, insomma, che invece riguarda un po' più da vicino quello che dicevo quando voglio tirarli su col naso e farli puntare, in realtà, è quello che viene chiamato realtà aumentata, anche questi strumenti gratuiti e di facile sviluppo, però fatto, e che permettono con qualsiasi strumento di puntare una realtà tridimensionale, bidimensionale, una foto, se è la stessa, puntarla con una... e questa vi si anima sotto. Abituati tutti i ragazzi a fare questo, lì ti contestualizza anche e ti fa, ripeto quello che dicevo prima, quello che facevano i diorama, ti danno una sorta di movimento. E anche questi necessitano non tanto di fatiche tecnologiche, ma di fatiche metodologiche, perché lo strumento, digli punto questo e questo mi fa vedere quest'altro, non è una gran tecnologia elaborata. E in più vuol dire che lo stesso oggetto, che lo veda su un libro, che lo veda dal vero, che lo veda attaccato a un quadro o una foto di un amico, mi dà sempre le stesse informazioni, cioè mi porta dietro le informazioni, che cos'è quello? Questo diventa importante. L'ultima, volevo solo semplicemente finire in questo modo qui, perché dicevo, e questa volta ho preso uno che non è manco un, non è neanche un, perché è Antoine de Saint-Exupéry, per cui è parte che la tecnologia non tiene lontano l'uomo dai grandi problemi della natura, ma lo costringe a studiarli più approfonditamente. Questo, secondo me, è l'oggetto finale. Grazie a Giorgio Poletti che ci ha mostrato quelle che sono le potenzialità della tecnologia, non fine a se stessa, evidentemente. Adesso ci ha fatto vedere anche le applicazioni della cosiddetta realtà aumentata anche per la ricollocazione in situ dei reperti, che potrebbe essere quindi una straordinaria opportunità per rendere più comprensibili molti musei.